buonasera ai nostri followers di Roma Oggi da Palazzo Gaddi, un meraviglioso edificio del 1500 nel cuore di Roma, e accanto a me c'è Maria Di Paola. Buonasera a tutti. Esatto, stasera a Palazzo Gaddi presentiamo la mia ultima collezione ispirata ai giardini di Marrakech e ai giardini romani. Gaia, ascolta, quali materiali hai utilizzato per la tua collezione e anche quali colori hai preferito per le tue creazioni? Allora, per i materiali utilizzo lini e tessuti antichi, e per i colori quest'anno ho scelto il verde, perché sono stata appunto quest'anno a Marrakech, nell'anno di Saint Laurent, e quindi sul dietro di questo abbiamo un'altra collezione dove il verde, direi anche c'è molto rosa quest'anno. Sai, vedo anche dei bellissimi cuscini con le figure degli animali. Sì, anche gli animali sono un elemento costante nelle mie collezioni. Esatto, ci sono diciamo sia una collezione dedicata agli animali, un piccolo elemento che si distacca dalla parte floreale, che però sono una costante. C'è il lupo, c'è la conchiglia. E il cavallo, vero? Sì, un donkey. Come si dice? Asinello. Eh sì, perché Gaia da tempo vive a Londra. Sì, io sono italiana, sono romana, direi, però viviamo a Londra da tanti anni ormai. Ed è proprio da Londra che ho iniziato questa nuova attività. Molto bene. Allora, un po' di italiano però ancora c'è, la tua arte. Benissimo, l'italiano è la mia lingua. Sì, è stata una gran serata, comunque grazie mille sia dell'intervista, ma comunque in generale è stata una bellissima serata. Hai presentato benissimo la tua collezione, tanti ospiti, tante persone sono venute ad ammirare le tue creazioni. E allora diamo appuntamento al Foro di Roma Oggi a testare i prodotti di Gaia Di Paola, le sue creazioni, hai un sito web dove si possono. Assolutamente sì, ve lo dico, gaiadipaola.com. Ok, allora salutiamo i nostri follower e ciao. Grazie mille.